Amici dello Zoccolo Duro, sono indignato e incazzato nero. Questa mattina mi sono svegliato malissimo. Testate giornalistiche che hanno tirato fuori questa storia di cui Parma è sotto indagine per la partita contro la Spezia, di cui ha vinto 2-0, ricordiamo, e siamo finiti in Serie A. Che bello, 2-0, vi ricordate? E però qualcuno si vede che non gli è andata giù questa storia e quindi hanno fatto questa indagine. Va bene, è giusto che indaghino e che trovino, ci sono dei sospetti, ma non solo questa partita, cioè dovrebbero farlo sempre quando ci sono dei sospetti. Va bene così, comunque noi siamo sotto indagine, va bene, i giocatori sono già stati ascoltati, Calaiò e Ceravolo, perché hanno inviato dei messaggi a due giocatori della Spezia, uno Masi, che non ha neanche giocato, e l'altro Del Col, tra i migliori in campo di La Spezia in quella partita. Andate a vedere la partita e mi dite se cosa trovate di sospettoso. E vediamo, vediamo, non c'è problema, ma noi siamo qua belli sorridenti, vedete la nostra bella piscina in Serie A, ci vediamo il 19 agosto, il Parma ha già fatto la sua uscita ufficiale dicendo appunto come sono andate le cose, vedremo, le indagini sono ancora in atto, non fanno vedere i messaggi, anche se ho guardato su internet qualcosa si trova. Calaiò ha risposto ai giudici come Ceravolo, Calaiò un po' più sgarbatamente perché ha trovato ridicolo, e lo trovo ridicolo anch'io, se è vero il messaggio che ho trovato anch'io, di quello che è stato inviato, e fa ridere che fanno delle indagini su queste robe e poi non le fanno sulle robe serie. Quindi va bene così, le squadre che dovrebbero indagare non le indagano mai, guarda caso, sarà un caso strano questo. In Parma però c'è qualcosa che non va, c'è sempre qualcuno che vuole sbatterci contro qualcosa, ma voi ci potete andare anche in terza categoria, non c'è problema, noi torniamo, siamo sempre qui, siamo tornati e ritorneremo, fate quello che volete, fate le indagini, vediamo se trovate qualcosa, se no ci vediamo il 19 agosto ragazzi, tutti lì al Tardini a esultare in Serie A, va bene? Dai ragazzi, fate i bravi, vi auguro un buon calciomercato. Vedremo chi acquisterà il Parma, adesso sono usciti anche i lavori di ristrutturazione per lo stadio, sono contento che fanno delle migliorie, ci vogliono, era da un po' che ormai non si facevano, anche perché le note vicissitudini finite in Serie D, adesso si può risistemare il tutto, e lo stadio è già bello, chi è stato a vedere le partite, anche da tifoso avversario si è sempre trovato bene, la partita si vede da Dio, non si può dire nulla. E speriamo di fare un bel calciomercato. Intanto vedremo quando uscirà la sentenza definitiva su questa partita. Già l'anno scorso ci hanno provato contro l'Ancona, di cui avevamo perso, e lì anche lì c'erano sospetti che poi sono stati rimandati al mittente. Però io spero che queste persone che tirano fuori queste cose vengano indagate e vengano processate giustamente, non come hanno fatto con Ghirardi, che non fanno mai un cazzo, le istituzioni non fanno mai un cazzo, e questa è la verità. E vedremo cosa succederà. Intanto un bacio, un abbraccio a tutti, e tirate fuori i coglioni e prendete chi tira fuori ste cazzate. Grazie.